E come da tradizione i Sardini Open si sono conclusi con la grande festa nella sala dell'Hotel Oasis. Quest'anno il torneo, diventato per l'occasione Trofeo Tavoni ed inserito nel circuito mondiale del Wheelchair Tennis Tour ITF, ha compiuto i suoi 18 anni, quindi festa particolare, molto sentita per tutto lo staff guidato da Alberto Corradi e Giovanna Scanu. Una festa che ha una volta di più sottolineato l'importanza non solo della parte sportiva della manifestazione, ma anche quello che riguarda l'inclusione sociale e soprattutto le amicizie che si creano e si cementano nel circuito tra persone di diverse città, ma anche di diverse nazioni, che si danno appuntamento annualmente sui campi del Tennis Club Alghero. E il sabato del Sardinia Open, giornata tradizionalmente dedicata alle finali, iniziata sui campi del Tennis Club Alghero con la finale del doppio maschile. Poca storia nella sfida con i francesi Stéphane Houdet e Nicolas Pfeiffer, che hanno battuto in due set 6-2-6-3 lo svedese Stefan Olsson e il belga Joachim Gerard. Casualmente proprio i due giocatori che i francesi avevano battuto anche nelle semifinali del singolare. Finale del doppio femminile invece con la presenza di una giocatrice italiana e soprattutto sarda in campo, Marianna Lauro, che in coppia con la francese Charlotte Famenne ha cercato di conquistare il titolo. Purtroppo per i colori sardi la vittoria è andata invece alla tedesca Katarina Krüger ed alla russa Victoria Lvova in 3 set, 5-7, 6-1, 10-8 nel super tiebreak. Poi pausa pranzo per tutti e si torna in campo per le finali del singolare. Mentre nei quad il favoritissimo David Wagner, statunitense da anni numero uno del mondo, non ha avuto difficoltà sul campo 1 a battere 6-0, 6-2 il tedesco Maximilian Laudan, giovane outsider arrivato in finale un po' a sorpresa dopo le vittorie su Weinberg e Seattle. Ci si è ritrasferiti sul centrale per la finale del main draw femminile. A contendersi il trofeo, due giocatrici che si erano già incontrate in mattinata per il doppio. Da una parte la Krüger, dall'altra la Famenne, prime due teste di serie del tabellone.
Ad avere la meglio ancora una volta è stata la tedesca con una vittoria in 3 set 3-6, 6-2, 6-2. A quel punto spazio alla finale più attesa, quella del main draw maschile, che vedeva di fronte due tennisti francesi, appunto Stéphane Houdet e Nicolas Pfeiffer, numero 1 e 2 del tabellone e più volte in finale in questo torneo. Partenza sprint di Nico Pfeiffer, che si è portato subito sul 3-1 mostrando buona concentrazione, ma da quel punto in poi è stato un monologo di Houdet, che ha conquistato un parziale di 11 punti a 1, chiudendo la sfida per 6-3, 6-1 e calando così il poker sul centrale di Maria Pia, visto che è la quarta volta che Stéphane Houdet vince il trofeo più ambito sui campi del Sardinia Open. E durante i giorni del torneo siamo andati con le nostre telecamere nel dietro le quinte del Sardinia Open e abbiamo sentito diverse impressioni dai protagonisti, sia per quel che riguarda l'organizzazione, sia per quel che riguarda il gioco. A Maria Pia con Maurizio Usai, responsabile dei ragazzi che stanno facendo i volontari sui campi del Tennis Club Alghero. È una bella esperienza per i nostri ragazzi del liceo, ci sono dei ragazzi del classico e del linguistico, poi anche una collaborazione con lo scientifico e con il liceo artistico. È il secondo anno, abbiamo iniziato con i mondiali la primavera scorsa, è stata un'esperienza bellissima sotto l'aspetto lavorativo, perché questo fa parte di un progetto di alternanza scuola-lavoro, sotto l'aspetto proprio sociale e di responsabilità. Continuiamo con questa esperienza, ormai una collaborazione con la Sardinia Open, probabilmente continuiamo anche negli anni futuri, ci dovrebbero passare con il prossimo anno tutti i ragazzi delle terze, poi delle quarte e così via. Devo dire che è veramente una bella esperienza. Sicuramente una scuola che aiuta i suoi ragazzi anche a toccare con mano degli argomenti non semplici e che non si imparano sui banchi di scuola. Ed è per questo che abbiamo creduto in questo progetto e che vogliamo confermarlo e vogliamo continuare a portarlo avanti, proprio perché insomma credo che questo loro lavoro, lavorare qui in un torneo di diversamente abili, vedere i ragazzi anche meno fortunati di loro, la loro esperienza di vita, li porta forse a diventare dei cittadini migliori. Magari meno fortunati, ma sicuramente grande grinta e grande sportività. Grande grinta, sportività, educazione, atleti, perché sono eccezionali, hanno dimostrato in tante occasioni di essere più forti e più bravi di quelli che noi definiamo normalmente normodotati. Ecco, e i nostri ragazzi stanno imparando veramente una grande lezione di vita. Stiamo parlando dei vostri ragazzi, quanti sono? E l'anno scorso in mondiale hanno partecipato più di 90 ragazzi, adesso quest'anno sono 43 ragazzi che stanno partecipando. Il Tennis Club Alghero, teatro di uno dei tornei più importanti del mondo di wheelchair tennis, con noi il presidente Fabio Fois. Presidente, una manifestazione che porta Alghero nell'occhio degli appassionati di questa disciplina. Ma sicuramente, oltre a portare agli appassionati di questa disciplina, li porta all'occhio di tutti, perché comunque sono due le manifestazioni importanti che ha organizzato l'associazione Sardinia Open, la Coppa del Mondo a maggio, che è stata una dura prova, e questo che è uno dei tornei più importanti al mondo, ma con un pochino la rigidità dell'ITF questo diventa un pochino più facile da gestire, sembra, in apparenza sembra più facile, ma poi le complicanze ci sono anche qua. Quindi merito ad Alberto, Giovanna, ormai i complimenti si sprecano per loro, penso che non abbiano più bisogno di questo, sono una coppia e uno staff affermatissimo per l'organizzazione di questi importantissimi eventi. Faccio una domanda sia al padre sia all'uomo di sport, l'importanza per i giovani di vedere un torneo come questo? Ma è importante perché comunque si rendono conto di quanto sia facile per loro fare un'attività sportiva, ma nello stesso tempo dà loro carica e motivazioni per andare avanti. Non per nulla i nostri ragazzini sono quasi sempre impegnati a seguire questo tipo di manifestazione. Non dico che per noi deve essere una regola, però deve essere soprattutto una regola e un piacere. Siamo qui con Andrea e Massimo della Sitor,
una presenza fondamentale in un torneo così? Penso proprio di sì, siamo di supporto a questa manifestazione per quanto riguarda l'assistenza e le riparazioni delle carrozzine. Siamo un'azienda che c'è da oltre 30 anni sul settore, cerchiamo di venire incontro anche a queste manifestazioni per tanti motivi, sia per il lato sportivo ma anche per noi come azienda, per farci conoscere ulteriormente sul mercato della riabilitazione. Qui per voi è un po' come essere in un box di Formula 1, perché vi portano la carrozzina anche durante la partita e bisogna subito fare una riparazione. Sì, sicuramente sì, dobbiamo essere comunque pronti a riparare per permettere agli atleti di proseguire l'incontro. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, compatibilmente con quella che è la riparazione da fare e con il tempo limitato che abbiamo, in effetti, però cerchiamo di dare il meglio di noi, ecco. Anche perché spesso c'è la carrozzina nuova, ultimo modello, ma arriva anche quella legata con scotch e quant'altro. Ci sono tantissime carrozzine che hanno già dato tanto, hanno già fatto molti mondiali, quindi sono molto rotte e distrutte. Capita spessissimo che rimaniamo anche un quarto d'ora in campo per aggiustarle. È perché c'è santo nastro adesivo, sì, che risolve tutto secondo loro. Nastro adesivo è il nastro dei pacchi a volte. Però è anche vero che è uno sport, c'è da dire anche che questi atleti non sono supportati tantissimo. Credo che molte cose siano totalmente a loro carico. Quindi forse da parte nostra c'è un supporto anche su quel fatto. Molti, e si vede la differenza dei presidi che arrivano, degli ausili, sono bellissimi, molti, veramente. Noi qualcuno lo buttiamo a parità di... quindi, però non tutti possono spendere. Purtroppo lo sport, gli enti non lo supportano a volte con gli ausili. Danno determinato tipo di ausili, però lo sport oggigiorno non viene supportato da chi non si può permettere comunque questo tipo di ausili, che costano tantissimo. Momento di relax per il Sardinia Open. Monica Quassinti, unica non testa di serie, si è arrivata nei quarti di finale. Ieri un'ottima vittoria. Domani ti aspetta un compito non semplice. Domani? Sì, esatto, devo... Aspetta, dai, mi è troppo da ridere. Quattro tennisti, tre tennisti e un turista che stanno guardando gli incontri sui vari campi del Tennis Club Alghero. Maurino, com'è questo torneo quest'anno? Stupendo, come tutti gli anni. Esco al primo turno, cosa voglio di più dalla vita? Maurino, 18 anni che partecipa, ha fatto 19 sconfitte. Penso sia un caso unico nel tennis mondiale. No, bisogna sempre far rendere felice qualcuno. Io sono un uomo che fa opere di bene, quindi altrui, è giusto così. Altrui. Quindi il classico avversario generoso, cosa ne pensi? Sono d'accordo, bisogna essere altruisti in questo sport. Sì. Lui è molto altruista, aiuta gli altri e fa bene. Ci abbiamo bisogno di questa gente. Grazie Mauro. Grazie. Tu invece sei un po' più cattivo in campo. Cerchi qualche volta di far infelice qualcuno. Assolutamente sì. Gioco da 9 anni, vengo da Reggio Emilia, CT Albinea, e sì, mi piace. Sardinia Open è molto bello, c'è un livello molto alto. Beh, è un ITF 1, quindi ci sono 5-6 della top 10 ranking mondiale, quindi no, è un bel torneo, poi organizzato molto bene. Maurino ha alzato il dito, vuole dire qualcosa contro di te? Se possibile ci dai anche il tuo numero di telefono, che forse qualcuna che vedrà questo filmato, almeno sei un bel ragazzo, no? Vabbè, questo lo passeremo in sovraimpressione più avanti. Passiamo qua alla Toscana. Come mai oggi non c'è la maglietta viola? Perché stasera si gioca contro la Juve e non voglio far figura di merda, sicché è bene stare tranquilli, molto tranquilli. Sì. Paolo, poi il beep quando dice figura. Esatto. Mi raccomando. Normale così. Sono un po' in agitazione, chiaramente. Sì. Speriamo di farla bene, di vincere stasera contro Simone Malefico. Un grande amico, però via, almeno stasera, dato che a tennis non si vince mai, speriamo di vincere con la viola. Ecco, anche lui come Maurino qua ha vinto una volta in 32 partite. Io l'anno scorso ho vinto un second draw qui,
Miracolosamente, ma ho vinto un men second draw. Infatti è stato l'anno più piovoso del Sardinia Open. Verissimo, questo lo confermo pienamente. Andiamo a trovare il quarto motociclista di questo gruppo. Io vorrei semplicemente ringraziare Maurino perché stasera dobbiamo giocare contro il doppio e quindi ha già detto che vinceremo, quindi lo ringrazio pubblicamente, lui e anche il suo compagno sarà felicissimo di farci vincere, per cui grazie Maurino, grazie, è una mia. Maurino che come idolo tennistico ha Bai, il suo idolo tennistico lo imita spesso. Prima cosa vorrei dire, viva la... Sapete cosa? Viva la vita, certo. La vita. Cioè, noi siamo persone positive. Giornata di finali per la 18ª edizione del Sardinia Open, con noi uno che del Sardinia Open ha fatto la genesi e la storia, Claudio Rigolo. Beh, no, non esageriamo, insomma. I complimenti vanno tutti all'organizzazione del Sardinia Open, da Alberto e Giovanna, a tutto lo staff che comunque lavorano ogni anno. Quest'anno poi doppio lavoro anche con il campionato del mondo, quindi insomma un plauso vero dal cuore per tutto lo staff del Sardinia Open. Quest'anno, visto un po' da fuori, come l'hai trovato? Ho trovato bene, anche se sono arrivato solo oggi per le finali. Sempre una bella atmosfera, sempre grande competizione in campo, sempre tanta amicizia poi anche tra chi collabora appunto alla realizzazione, quindi ci sono personaggi storici nello staff che insomma è sempre un piacere riabbracciare ogni anno. Di tennis e di tennis in carrozzina ne hai visto comunque tanto, com'è la situazione secondo te vista da tecnico del movimento azzurro? Ma insomma non c'è stata una grande evoluzione purtroppo. Dopo me, dopo Fabia, insomma ci sono stati dei ragazzi che nel tempo sono anche cresciuti, sono migliorati, però se si paragonano allo standard qualitativo e prestativo dei campioni insomma a livello internazionale, insomma dobbiamo sempre lavorare molto. Stessa situazione anche nel femminile. Purtroppo sì, c'è la Capocci insomma che è a buon livello, però ancora in campo internazionale si deve affermare. Mariana ultimamente si sta un po' defilando, si sta allenando un po' meno, e io invece la inviterei a riprendere a pieno ritmo, perché comunque è una ragazza che ha un gran talento, e soprattutto per lei e poi per la Sardegna insomma sarebbe bello che potesse ritornare alla Marianna che era, insomma, con i grandi risultati che ha dato all'Italia e a se stessa. Se avessi la possibilità di essere responsabile del settore tecnico nazionale e avessi carta bianca, quale sarebbe la prima tua azione? Ma è una domanda molto difficile. Intanto premetto che lungi da me di riprendere anche soltanto in considerazione questa possibilità, perché nel momento in cui ho lasciato per delle ragioni mie personali e poi perché comunque questa federazione, non ho paura e timore a dirlo, non mi rappresenta e non mi piace. Di conseguenza non vedo perché dovrei ritornare a fare delle cose per la federazione, non ci penso proprio. E se dovessi poi comunque, al di là di tutto questo, fare qualcosa, intanto secondo me insomma quelli che ci sono a capo ora della dirigenza tecnica dovrebbero lasciare la mano anche ad altre persone con più entusiasmo e più energia, e secondo me anche con più accoglienza. Torniamo ai Sardinia Open. L'anno prossimo sarà la 19ª edizione, tu l'hai vista dal numero zero. Come è cresciuto e avresti mai pensato di arrivare a numeri del genere? Ma quando quel giorno con Alberto eravamo in Spagna davanti a una birra, si prese la decisione di così far decollare il primo Sardinia Open, e noi di Livorno, avendo già esperienza di qualche anno del torneo di Livorno, venire qua per dare una mano ad organizzare. Certo, si pensava che il contesto della Sardegna potesse aiutare a far diventare di questo torneo uno dei migliori al mondo, ma mai avrei pensato che arrivasse a un tale livello, insomma. Quindi veramente un bravo a tutti quelli, da Alberto e Giovanna, a tutto lo staff che hanno saputo nell'arco del tempo far crescere e migliorare questo torneo, insomma, che è diventato uno dei migliori al mondo. Visto dalla penisola,
la situazione degli altri tornei in Italia? Ci sono altri buoni tornei di buon livello, anche se per esempio Torino, che era uno dei tornei internazionali dopo la Sardegna, forse quello più importante, dopo che Livorno, il nostro, era ritornato a livello nazionale. Quest'anno vi comunico che si torna a fare un internazionale anche a Livorno, anche se più di basso livello di quello della Sardegna, però insomma, per dare la possibilità anche a qualche straniero di confrontarsi con i nostri, anche delle nostre scuole, insomma, per me è un orgoglio vedere anche i miei allievi che si confrontano anche oltre con gli italiani anche con gli stranieri. Quindi insomma il livello è sempre ottimo, insomma in Italia ci sono tantissimi tornei, alcuni devono ancora crescere per arrivare a livelli come il Sardinia Open, però insomma c'è sempre stato un buon livello organizzativo in Italia e quindi spero che continui a crescere questo movimento, perché comunque ogni torneo poi in una città, in un paese, crea una buona cassa di risonanza per far avvicinare anche altri ragazzi alla disciplina. Quindi per noi poi l'obiettivo primario è quello, come ho sempre detto dal primo anno, la regola del più uno, no? Se ogni anno il Sardinia Open o il torneo di Livorno o qualsiasi altro torneo fa semplicemente anche iniziare a giocare a un altro ragazzo disabile, per me il successo è quello, poi il resto è tutto acqua fritta. Siamo venuti qui a trovare Antonello Alloro, artista algherese e autore di questa splendida opera, ce ne vuoi parlare? Beh, niente, ho voluto rappresentare quello che è lo sport in carrozzina. Ho messo in evidenza la muscolatura, la forza delle braccia, la potenza che impongono quando fanno quelle giravolte, quelle cose. E niente, ho voluto... Questa circonferenza rappresenta un po' la palla da tennis, il bianco della palla da tennis. Quindi ho messo quest'atleta dentro questa palla e ho rappresentato esultando e con la racchetta, insomma. Ho dato il colore oro per simboleggiare il primo premio. La vittoria, certo. La vittoria. Come è stato fatto quest'opera? Allora, che materiali, quanto tempo ci è voluto per farla? Allora, quest'opera è stata realizzata in ferro e cemento e quindi ci è voluta di più di 2 settimane, però il problema è sempre l'essiccazione. Prima di mettere in effetti ci vuole più di 1 mese e mezzo per farla, perché l'essiccazione del cemento non è veloce. Anche sì. Perché vedo che ci sono delle parti molto delicate, quindi il rischio... No, che... sembra così, sono elasticizzanti. No, parlo dell'inizio, di prima che si secchi, il rischio che si certo, rompa... Certo. È soggetto a delle lesioni, insomma. Una volta che invece l'essiccazione è arrivata al suo periodo... Essendo sì. Ferro e cemento. Anche perché... Il cemento di solito dura 21 giorni di essiccazione, questo dura 40 perché mi deve dare la possibilità di lavorare all'interno, ai posti dove magari non ci si arriva. E ricordiamo quindi... che quest'opera l'artista algherese Antonello Alloro l'ha offerta al Sardinia Open come trofeo Pepe Vacca, per ricordare il nostro grande amico, durante l'edizione 2017 dei Sardinia Open sui campi di Maria Pia. E dopo le finali lo staff fantastico, lo staff number one del Sardinia Open ha allestito tutto per le premiazioni. Premiazioni che hanno visto ospiti tra gli altri il presidente del Tennis Club Alghero Fabio Fois e l'assessore comunale Raimondo Cacciotto. Festa e premi per i vincitori, applausi per tutti, ricordando poi l'appuntamento per l'edizione 2018, quando si disputerà la 19ª edizione dei Sardinia Open. Proprio ce l'ha detto Alberto Corradi in un'intervista durante la sfida, ci ha detto sono già partiti i moduli di richiesta per l'edizione 2018, quindi vi aspettiamo qui anche l'anno prossimo ad Alghero per il Sardinia Open. Signore e signori, benvenuti al Tennis Club Alghero. Ladies and gentlemen, welcome to the Tennis Club Alghero. Per la 18ª volta siamo arrivati alla cerimonia di premiazione del Sardinia Open Trofeo Tavoni, parte dell'Uniclo circuito internazionale di tennis in carrozzina. And now we start the prize giving ceremony of the 18th Sardinia Open Trofeo Tavoni, part of the Uniclo International Wheelchair Tennis Tournament. First of all, we thank the Alghero Tennis Club that hosts the event. Il primo ringraziamento è per il Tennis Club Alghero che ha ospitato la manifestazione. Giovanni Alberto consegna una tanta ricordi al presidente Fabio Fori.
We thank the Oasis Hotel. Ringraziamo l'hotel Oasis che ha ospitato gli atleti. The great Adriano with all his staff who feed us every year with his amazing food. Il mitico Adriano con tutto il suo staff che ci fa mangiare sempre benissimo tutti gli anni. Si ringraziano, we would like to thank la Regione Sardegna, il Comune di Alghero, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Meta di Alghero. Un ringraziamento alla Fiat Autonomy, Iveco a Centro e PMG che hanno messo a disposizione le Courtesy Car. A Marco Solinas per la fornitura di acqua smeraldina, al dottor Antonio Posadinu di Selle Mosca per il vino offerto. Grazie. Continuiamo con i ringraziamenti e ringraziamo gli sponsor della manifestazione, the sponsor of the event, Sonia Fiori del Bar Focacceria Milese, Fiat Autonomy, AEDES, Hospital Service, Aeroporto di Alghero, Hannick, la Sitor per l'assistenza alle carrozzine ed in particolare il main sponsor Ditta Tavoni. Grazie. E poi tutti qua schierati, i giudici di sedia, we want to thank all the chair umpires, Maria Papandreou, Manuela Carboni, Marta Siddi, Chiara Pintore, Giulia Azzeni, Gabriele Faggiani, Alessio Spanedda, Enrico Horru, Flavio Burrai, Pietro Zucca, Pietro Piras, Antonio Secondo. For broadcasting, ancora per le riprese televisive trasmesse in diretta e in streaming, si ringrazia Marco Saccu della Media Live. Si ringrazia l'addetto stampa, we want to thank the press agent Antonio Burruni per la telecronaca televisiva, Gianluca Vignali e Davide Nevola. I fotografi, the photographer, Angelo Meloni e Paolo Calaresu. We also want to give a special souvenir to the physiotherapist and to the doctor. Un riconoscimento particolare viene consegnato al fisioterapista Marco Zanin, affiancato dai tirocinanti dell'Università di Sassari e dal dottore del torneo, Domenico Tanda. Ancora una targa di ringraziamento al giudice arbitro del torneo Guido Pezzella, the tournament referee Guido Pezzella. Grazie molto. Another big clap for the ball children. Un grande applauso per i ragazzi del liceo classico Giuseppe Manno, del progetto Alternanza Scuola Lavoro, coordinati dal professor Maurizio Isai, che hanno aggiornato i tabelloni sul sito internet, divulgato sui social alla manifestazione e hanno fatto il raccattapalle. Ne porto tanto. Grazie ragazzi, grazie. We would like to thank everyone that has come here to the tennis center. Ringraziamo inoltre tutto il pubblico intervenuto in questi giorni di partite.
Ed infine grazie alle giocatrici e ai giocatori per lo spettacolo offerto a tutti i livelli. Un grande applauso a tutti loro, prego. Many thanks to all the players for the show, hopefully in this day. Thank you. Adesso Giovanna Scanu e Alberto Corradi, una scultura dell'artista Antonello Alloro in memoria del nostro grande amico Pier Giuseppe Vacca. Procediamo adesso con le premiazioni per meriti sportivi, iniziando dal doppio main draw femminile. Chiedo gentilmente al signor Giulio Tavoni, sponsor della manifestazione, di premiare i secondi classificati, runner-up Charlotte Famin, Francia, e Marianna Lauro, Italia. Adesso le vincitrici, winner of the ladies double tournament, Katarina Kruger from Germany and Victoria Lvova from Russia. Victoria è partita, sono solo Katarina. Passiamo adesso al doppio main draw maschile. Secondi classificati, runner up Joachim Gerard from Belgium, Stefan Holson, Sweden. Stefan è già partito, ci sono solo due. And now the winner of the double main draw, Stefan Houdet and Nicolas Pfeiffer from France. Proseguiamo con i tabelloni di singolare, iniziando dal single main draw quad, premia il presidente del tennis club Alghero Fabio Fois, the runner up finalista Maximilian Laudan, Germany. Now, the winner of the quad draw, David Wagner from USA. To say something? Oh, no, sorry. First.
tournament. It's awesome to be here. It's wonderful. Max? He's here, right here. Congratulations on a wonderful tournament. Stefan Houdet, yeah, I mean, whatever. It's all good. What about me? Katarina, yeah, that's a given. Wonderful to win. But this is just a great tournament. It's really great, and thank you guys for everything, for making this happen. Alberto? That's it. Next year? You win the double. But thank you guys for everything, and it's great to be here. So thank you. Grazie. Mille. Bravo! E adesso il singolare main draw femminile, premio all'assessore del comune di Alghero Raimondo Cacciotto, seconda classificata runner up Charlotte Femming, France. La vincitrice del torneo femminile, winner of the Ladies Main Draw Tournament, Katarina Kruger from Germany. Katarina, could you say something? I've been coming here for quite a few years now, and it's the first time I win the tournament, so I always feel comfortable here, and I think I feel more comfortable now. Thank you very much for everybody to be here and to organize everything and making us feel welcome every year we come. And last but not least, thank you very much to my mom for the great support. Thank you. Thank you. Che vince. Ringrazio a tutti per il bellissimo torneo, per l'organizzazione e soprattutto la mamma per il supporto. Grazie. E adesso il tabellone del singolare maschile. Main Draw Man premia la presidentessa dell'Associazione Sardinia Open, signora Giovanna Scanu. Secondo classificato, runner-up della partita che abbiamo appena visto, Nicolas Fefe, Francia. E now, adesso, il vincitore del torneo maschile, dalla Francia, Stefan Houdet. Torneo perché un grande famiglia. Mia famiglia. Amo Alghero, amo Sardegna, amo il torneo, il numero uno del mondo del torneo. E pensare particolarmente Simone. No per la carrozzina. Grazie mille.
Alberto, fantastico, fantastico, grande. Noi ci auguriamo che vi siate divertiti tutti, come al solito in tutti questi anni abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Thank again to everybody, we hope that you had fun and enjoyed the tournament. And now please clap your hands for the volunteers, e adesso per favore l'ultimo grande applauso per i volontari dell'associazione. Teresa, Tiziana, Silvia, Carlotta, Gigi, Serugini, Franco, Giuseppe, Danilo, Simone, Mello, Alessandro, Paolo, Giovanna, Franco, Cristiano, Daniela. Per concludere diamo la parola per un saluto all'assessore di Alghero. Grazie, brevemente per portare il saluto del sindaco della città di Alghero a tutti voi. Sono molto lieto di essere qua oggi perché è una giornata di sport importante per Alghero, con tanti appuntamenti. Sentivamo il baseball qua a fianco, ma un torneo di scherma anche nella palestra del Palamanchia, il torneo di boxe in svolgimento in questi minuti a Sassegada. E questo splendido torneo che segue il campionato mondiale di maggio, tanti appuntamenti che abbiamo ospitato in questa stagione. Ma se tanto è possibile, e soprattutto grazie alla passione degli organizzatori, delle società, dei dirigenti sportivi che credono nello sport, nei valori dello sport, e noi dobbiamo semplicemente stare a fianco a loro, incoraggiarli, dargli il supporto per rendere sempre più belle e accoglienti le strutture e far appassionare i ragazzi. Questo è possibile grazie alla vostra disponibilità, e io vi ringrazio tanto per il vostro impegno, il vostro lavoro. Ringrazio Alberto, ringrazio Fabio e faccio i complimenti a tutti gli atleti e auguri per i vostri impegni futuri. Bene, l'hanno fatto tutti, lo faccio anch'io. Concludo con un nome, il direttore del torneo Alberto Corradi. Grazie di cuore. Bye bye everybody, arrivederci a tutte le prossime edizioni, ciao ciao!